Andiamo a casa della capolista questa settimana a sud, grandi scarti, 78 a 48, Campobasso Orvieto. Ci aspettavamo la reazione di Campobasso dopo la vittoria, dopo la sconfitta in casa di Umbertide. È stata una partita anche questa, praticamente senza storia, a parte il primo quarto fino a 17-10, ma già nel secondo la forbice si è allargata di 17 per Campobasso. Poi c'è stato il quarto quarto e qui evidentemente le molisane hanno un po' e Orvieto si è rifatto sotto, ma sempre 30 punti alla fine. Ah, sì, è normale che noi allenatori dobbiamo provare a tenere sempre alta la concentrazione, però ho fatto anche io il giocatore, capisco anche molte volte, forse anche se non dovrebbe esserlo, è così. Le giocatrici un po' sul punteggio del genere mollano qualcosina, però ripeto, devo fare i complimenti alla squadra perché oggi era importante reagire dopo una sconfitta come quella di Umbertide, che era la prima sconfitta, quindi era anche la prima reazione che la squadra doveva avere e le risposte sono state positive. Ma sì, è normale che ci stiamo guardando intorno perché comunque le rotazioni sono venute così un po' a mancare e l'equilibrio che abbiamo trovato adesso non c'è più. Però non ci facciamo la testa. Io prima ho detto sempre che tenevo 8 titolari, ne ho 7 di altissimo livello. È normale che in questo momento sono anche così obbligato, tra virgolette, a dare un po' più spazio alle ragazze, che comunque è anche una cosa positiva dell'obiettivo futuro di questa società. Quindi da una parte c'è la ricerca di qualcuno che ci possa allungare la panchina, dall'altro c'è però la serenità di poter buttare in campo le nostre giovani atlete perché il futuro è loro. Roma ci aspetta una partita complicata in un campo difficile dove troveremo una squadra che oggi ha fatto un brutto passo falso a Palermo e quindi sarà anche tra virgolette arrabbiata. Però ripeto, io dico sempre alla mia squadra, dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a quelle che sono le cose che dobbiamo migliorare e ritengo che in settimana lavoreremo ancora per preparare al meglio questa partita e sono fiducioso per fare una buona prestazione. Allora Angelo, facciamo il punto della situazione girone per girone. Adesso parliamo dei sud e quindi parliamo della classifica. Campobasso primo con 28 punti, che è anche il miglior risultato di punteggio tra i due gironi. Abbiamo parlato di Coppa Italia, ci sono le quattro quarti di finale pronti, sono in pratica quattro finali, tutti da godersi in un unico pomeriggio in quel di Campobasso e dove usciranno fuori poi anche quest'anno la vincitrice della Coppa Italia. Ricordiamo che l'anno scorso vinse Crema alla fine di 3 giorni molto importanti. Sono, devo dire, quattro sulla carta, quattro belle partite. Probabilmente, forse potevano essere proprio gli accoppiamenti che avevo scelto io, perché volete che appunto Campobasso, la squadra di casa, godrà se non fatto dei favori dal punto di vista logistico, contro Moncalieri. Che, come abbiamo detto prima, è la squadra, secondo me, la squadra di rivelazione del Girone Nord. Pronti via, quattro belle partite, tutte e quattro da vedere. Quindi tutte da tripla, non c'è una, secondo me, io non vedo un risultato scontato in nessuna delle quattro partite di qua. Protagoniste, per in particolare che chi vedi meglio. Non bisogna trascurare Campobasso per il percorso che ha fatto fino adesso. Ricordiamo che ha perso soltanto una partita nel girone d'andata.